Modestia le sue care figliuole. E vorrebbe che le tenessi in collegio a imparare il cucito e il ricamo. Ehi, passato il tempo, Inea. Via, venga qua, Pia Buono, le guardi. Non le fanno esposizione, ma pure le hanno, sa, come poche al giorno d'oggi. Le loro brave virtù, con lui di casa, lei che mi parla di Modestia. Mammina, trattare in cucito. Mamma, così non ammenda. Sì, e Inea, ti vuoi star zitta, mamma? Mi trovi l'uguale per far tornare il mio bambino. Tu, ma basta, eh. Rivoltarmi e per tenere i conti d'oggi. Ai figli, che siamo arrivati, se ne vergognano. Come divisti i segreti. E poi non sono pretenziosi, no. Si accontentano di poco. Basta che abbiano il teatro, restano pure di più. Il nostro vecchio melodramma piace tanto anche a me. Ma no, andiamo a carne, mamma. E l'amore lo strano al giallo, nessuno foto, metti. Va bene, pure la carne, ma il cuore non ti bolle come il fuoco del nostro vecchio melodramma. Quando vedi l'innocenza che grida e non è creduta, è la disperazione dell'amante. A quel... Ma, Barry, lei, la prima volta, se ne ricordi bene, lei è venuto presentato in casa nostra da questi giovani. E non l'avessimo mai fatto. Ufficiale di guarnigione al nostro campo d'aviazione. No, prego, signora, allievo pilota civile per soli 6 mesi. E poi, se Dio vuole, è finita la cuccagna per costoro di godere la vita a mie spese. Oh, noi, a tue spese, guardano lì. Questo non c'entra, non c'entra. Io volevo dire che né io, né le mie figliuole, né quello là... Smettila o ti tiro in faccia questa borsetta. Nessuno di noi si è accorto in prima che lei tenesse nelle vene questo sanguaccio nero che si Signora, io me ne vanto. Io so, e tu me lo so. No, non anticipiamo nulla, per carità, non anticipiamo nulla. Ma signora, non anticipo niente. No, semplice presentazione, chiarissima e basta. Chiarissima, sì, non lui, chiarissima. Dico, com'è vero che prima non se ne vantava, era anzi con noi a tener testa a questi selvaggi dell'isola, che si recano quasi a onta il nostro innocente vivere alla continentale. La tua in casa un po' di giovanotti e permettere, Dio mio, che ti scherzi come proprio della gioventù. Tu, sai, da Marizia, scherzava pure lui con la mia momina. Eccola là, figlia mia disgraziata, vieni bella, vieni. Non è il momento ancora che ci tenessi la troppo. Vieni, mi lasci, signora Dandolo. Per me così non è possibile, signor direttore, glielo dico avanti, non è possibile. Lei ha segnato una traccia, stabilito un ordine di quadri. Bene, chi ci sia, io debbo cantare, ho bisogno di sentirmi sicura al mio posto nell'azione che mi è stata assegnata. Così ha detto, io non vado. Già, la risposta della signorina sarà belle scritta e messa a memoria le parole da dire secondo questa traccia. Certo, mi sono preparata, lei forse no. Anch'io, ma non le parole da dire. Ho fatti chiari, signorina, intendiamoci. Non si aspetti che io parli come lei mi vorrà tirare a parlare secondo le battute che si è preparata, sa, dottore. Io dirò ciò che devo dire. Già, ecco. Sarebbe bella. L'uno tirasse l'altro a dire ciò che fa comodo a lui. Ma Dio, reggi, sta poteva scrivere lei allora anche le parole. Signori miei, parlare il meno possibile, già ve l'ho detto. Basta la presentazione finita. Più atteggiamenti, più mimica e meno parole. Date ascolto a me. Vi assicuro che le parole nasceranno da sé, spontanee, dagli atteggiamenti che assumerete, seguendo l'azione come io ve l'ho tracciata. Seguite questa e non sbaglierete. Lasciatevi guidare la mia che stanno stabilito. Via, ritirarvi, via. Via. Chiedo scusa, signore e signori, ma ora lo spettacolo incomincia per davvero. Un momento solo che possa sincerarmi se tutto in ordine. Con permesso. Gong! Thank you.
de l'espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles sont épiennes, c'est de nos amours près qu'elles se souviennent encore. Mes mains, caressées entre les doigts, de rien venant de toi, je chante une paix de joie. Mes mains s'étendent en prière vers ton ombre légère, disparue dans la nuit. Mes mains, elles t'aiment la folie d'un amour infini, elles t'aiment pour la vie. Reviens, ne les repousse pas, ces mains tendues vers toi. Et donne-leur tes mains. Se lo merita! Se lo merita! Se lo merita! Che cosa mi merito io? Ma che cosa mi merito io? Non capisco! Ma niente, signor Palmiro! La lasci dire! È ubriaca, al solito! Se ne vada, questo non è posto per lei! Ah, lo sappiamo noi bene! Quello che lei si merita, signor Palmiro! Sì, ma io vorrei sapere cosa è successo! Ma niente, niente! E per la storia dell'altra sera? La sanno tutti affezionati a questa chanteuse! E volevano così, vero? Per il scherzo, Che la... le desse uno schiaffo, come l'altra sera. Già, dicendo che lei se lo merita. Ma guarda un po', capito che scherzo. Oh, guardate. Cosa c'è? Guardi anche lei, signor Palmiro. Guardate in cielo le stelle. Ah, le stelle. Che cosa le stelle? Sì, si muovono, Sì, come se qualcuno le toccasse con due ferri. Ma sta zitto, che tu hai le fregole. Ti paiono lampioncini le stelle. Ah, diceva, signor Palmiro. Io? Sì. Cosa? Ah, sì. Dicevo che io questa sera, non so se ci avete fatto caso, ma apposta ho sempre guardato la ballerina senza voltare mai il capo verso di lei, perché mi fa tanta pena quella poveraccia quando canta con gli occhi chiusi e quei lacrimoni che le sgocciolano giù per le guance. Ma l'ho fatta per professione, signor Palmiro, ma non creda a quelle lacrime. No, ma cosa dice? Che professione? Io vi do la mia parola d'onore che quella poverina soffre sul serio. Sì, e poi ha la stessa voce della mia figliola maggiore, tale quale, mommina, sì. E mi ha confidato che è figlia anche lei di buona famiglia. Oh sì? Sì. Oh guarda, sì, sì. Figlia anche lei di qualche ingegnere. Questo io non lo so, ma quello che so è che certe sventure nella vita possono capitare a tutti. E ogni volta sentendola cantare mi prende un groppo alla gola, una costernazione. Oddio, papà, che ti hanno fatto? Vigliacchi schifosi. A me che cosa? Ma levati ciò che ti hanno messo sul cappello. Ma che cosa? Le corna! Scalzone, gli è stato? Ma le corna! Ma allora era per questo che... miserabili! E le tieni ancora in mano, buttale via, imbecille! Buono soltanto a diventare lo zimbello di questi farabutti. Non ci manca altro che tu ora per giunta te la pigli per lui. Mentre sono stati questi schifosi. Chi ha usato? È stato lei. E rido. È stato lei. Mi lasci. Che non sono stato io. E non zannizzi a mettermi le mani addosso. Mi dica allora chi è stato. No, via, Verri, lascia. È inutile star qui a far chiasso. No, io voglio soddisfazione dal padrone di questa tana di malviventi. Lascia andare, mamma. Ma di come parla, signora? E qui ci sono anche gentiluomini. Gentiluomini che agiscono così? Ma scalzoni farabutti! Lasci andare, signora. Ma giovinastri, hanno scherzato. No, lo chiama scherzo, lei. Stimiamo tutti il signor Palmiro. E lo stimiamo invece a lei per niente affatto, cara signora. Lei è la padrona del paese. Tenete la lingua a posto, guai a voi. Noi faremo rapporto, signor comandante. Chi farà il rapporto? Voi insultate le signore che passano per via in nostra compagnia. Noi. E noi abbiamo il dovere di prenderne le difese. Nessuno ha insultato. Ha insultato invece lei. La signora! Già. Io no! Non ha insultato! Io non ho insultato! In faccia! Io vi ho detto in faccia quello che siete! Mascalzoni, farabutti, delinquenti! Dagli di stare in faccia! Ma che però! Certo quello che siete, nani volti, selvaggi!
Ridete, si ridete, ma nei colpi selvaggi. Via, via, signora. Ora basta. Andiamo a teatro, a teatro. Ma non ti sporcare la bocca a rispondere a costoro. Andiamo, andiamo, si è fatto tardi. Sarà certo finito il primo atto. Sì, via, andiamo, mamma, lasciali perdere. Venga, venga a teatro con noi, signor Palmiro. No, no, che a teatro, lui a casa, subito a casa. A casa. Domani mattina si deve alzare presto per andare ad azzolfare. A casa, ho detto subito a casa. E noi a teatro, non perdiamo tempo. A teatro. Imbecilli cretini! Ridete della vostra ignoranza! A teatro! A teatro! Gli avventori rientrano al cabaret, gli altri via per la destra. Presto! Scusi, signor. Se io non vado a teatro con loro, devo uscire, mi pare, da quella parte là, vero? Dalla sinistra. Sì, naturalmente, dalla sinistra. Che domanda, vada, vada. No, beh, lo volevo farle osservare, guardi, che non mi hanno lasciato dire neanche una parola, neanche una, c'è una confusione qua. Niente affatto, è andata benissimo, no, se ne vada adesso. Ma io volevo farle osservare, perché poi finisce che le pago tutte io. Va bene, l'ho fatto osservare, se ne vada adesso. Che violenza. Ma ce l'ha con me questa. La scena del teatro, su. Come se non avessero mai sentito il trovatore. Si dovrebbe pure avere qualche riguardo per le signore. È una vergogna! Ma la forza di stupatori! Cannibali! Come? Non è colpa nostra se siamo arrivati in ritardo. Ma guardate se questo è un paese civile. Prima un'aggressione per la strada e adesso aggredite pure a teatro. Cannibali! Oh. Nel continente si fa così. Si viene a teatro quando si vuole. E qua c'è gente che lo sa come si fa e si vive nel continente. Guardate nel continente. Basta, mi raccomando, non eccedere, non eccedere. Ma mi faccia il piacere pure lei che cedere e cedere. Il coraggio lo pigliamo da giù, vede. È una persecuzione insopportabile per un palco di rumore. Siete fatte entrando. Va bene, basta, non importa, tanto l'altro è finito. È finito. Quella parte del pubblico che solita uscire fra un atto e l'altro dalla sala potrà andare se vuole ad assistere allo scandalo che questa benedetta gente seguiterà a dare anche di là, nel ridotto del teatro. Non perché voglia, ma perché ormai qualunque cosa faccia dà nell'occhio, presa come di mira e condannata a fare le spese della maldicenza generale. Posso assicurare però che nulla perderà di sostanziale chi rimarrà qui a sedere. Io intanto trarrò profitto di questo intervallo per il cambiamento di scena e lo farò davanti a voi, ostensibilmente, per offrire anche a voi che siete rimasti in sala uno spettacolo a cui certamente non siete abituati. Con permesso. Ehi, c'è Gelati? Peccato. Beh, mi dia allora una bibita, ma fresca, mi raccomando, eh? Ecco. Per me un'aranciata, eh? Ma no, pomai sì, non le prenda. Non saranno buone. Oh, sono buone. E allora sì, comprare. È una delle più grandi soddisfazioni.